Una gara pirotecnica, un alternarsi di emozioni vere ed il casino alla fine si ripete. Dopo quello con la Nanni vince anche il derby contro il Latina al Salvetti. Finisce 3-2 per gli azzurri che volano al secondo posto in classifica dietro la Turris. Si gioca in uno stadio con i soli tifosi di casa sugli spalti perché la gara viene considerata ad alto rischio. Partono meglio i ragazzi di Urbano che provano subito a dettar legge. Le vere occasioni arrivano nel giro di un minuto. Al 34esimo Ricamato prova il tiro a giro che si perde di un niente alla sinistra del portiere del Giudice. Poi è ancora più ghiotta l'opportunità per Tomassi, il cui destro a tu per tu con il portiere esce di poco. Il gol per il Cassino però è solamente rimandato, lo firma Tribelli al 38esimo che infila così l'estremo difensore ospite. Il Cassino è in vantaggio per la gioia dei tifosi presenti al Salvetti. Ma cambia tutto nel giro di poco, è il 43esimo minuto infatti quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Kunzi gira a rete con il destro, la sfera si insacca per l'1-1 e sul Salvetti scende il gelo. Ma il peggio per i padroni di casa deve ancora arrivare, in pieno recupero infatti il Latina va in vantaggio, Corsetti sulla sinistra ruba palla ad un avversario, la sfera arriva a Begliuti che lascia partire un destro su cui della pietra nulla può, si va al riposo con i puntini avanti 2-1. La ripresa del Cassino è piena di rabbia, mentre nella Latina non c'è mister di Napoli, espulso prima del rientro in campo. Gli azzurri trovano subito il pareggio, Tribelli in area di rigore viene messo giù, sul dischetto va il solito Prisco, specialista dei penalty. Del Giudice non può nulla, è 2-2 al terzo del secondo tempo. Trovata la parità, il Cassino la gara la vuole vincere. Al 14esimo Ricamato chiama Del Giudice all'intervento, ma anche il Latina è ancora pericoloso dalle parti di Della Pietra. Le occasioni dunque non mancano e il Cassino trova sempre sulla sua strada un ottimo Del Giudice. Al 31esimo per gli azzurri centra, coglie un palo clamoroso dalla distanza e quando il match sembra avviarsi verso il pareggio arriva il gol del Cassino. Centra, pennella un cross per la testa di Abreu, entrato nella ripresa, il portoghese batte così Del Giudice e il 3-2 al Salvetti è festa grande. Il Cassino dunque vince ancora una volta in casa contro il Latina e si gode la seconda piazza in classifica. Meglio di così, questo derby per gli azzurri non poteva terminare.